A causa della crisi energetica i riscaldamenti sono inattivi. Questo è il cartello che campeggia da alcune settimane alla chiesa di San Marco La Sella. Ci troviamo in via Romana, alle porte della città di Arezzo. Questa è una delle parrocchie più popolose e anche più attive, con tanti servizi che vengono offerti ai eh, fedeli. Proprio per garantire questi servizi e lasciarli al caldo, il parroco ha deciso di risparmiare sul riscaldamento, non solo in chiesa, ma anche nell'abitazione che condivide con altri due sacerdoti. E sono andate a restare dei prezzi, quindi giusto, giustamente. E anche l'introito è pochissimo, io vedo anche nella benedizione delle famiglie. Purtroppo le famiglie ora si trovano anche in difficoltà anche a dare le piccole offerte perché eh, hanno un futuro, in, ecco c'è questo incognito nel futuro. Quindi penso che sia stata una decisione giusta questa del parroco. Il parroco Don Silvano Paggini ha persino appeso alla bacheca della chiesa alcune bollette, sono quasi tutte intorno ai 1000 euro, circa tre volte tanto quelle dell'anno precedente. E così la decisione di spegnere i riscaldamenti nella sua abitazione che condivide con altri due sacerdoti e accendere solo un paio d'ore la sera prima di andare a letto. Riscaldamento quasi sempre spento anche in chiesa, ma non nei locali dove i ragazzi fanno catechismo e dove si ritrovano gli scout. Facciamo questo sacrificio, ci racconta il parroco, per garantire i servizi della nostra parrocchia ai ragazzi. Chiedo scusa ai fedeli se a volte troveranno la chiesa un po' fredda. Poi è una chiesa tutta in cemento armato, quindi purtroppo d'estate è molto calda, d'inverno è molto fredda, quindi capisco anche le esigenze che per riscaldarla o per raffrescarla i costi sono notevoli. Caro, volete non risparmia nemmeno i parroci, nemmeno la chiesa? Ma no, purtroppo non risparmia, non, ve, non vede socialità di, di, così, per cui ci sta tutto. Insomma. Può essere un'idea anche quella, sì di aiutare i bambini a stare al caldo e loro destreggiarsi come meglio credono, non so.